Alle mie spalle l'area della Pezza, Loreto, un'area che tutti conoscerete dall'indiscutibile pregio paesaggistico e ambientale. È un'area della quale, specie ultimamente, si è fatto un gran parlare e che in qualche modo ha occupato la cronaca politica locale. Come opposizione in realtà ci siamo interessati e fatti carico del problema da alcuni anni, perché è nel 2017 infatti che l'amministrazione ha presentato una prima variante puntuale per la sua trasformazione da area agricola in area standard. Quella variante fu bocciata dalla provincia, ma l'amministrazione nel 2018 la ripropose con lievi e marginali modifiche e, nonostante il parere nuovamente contrario di ARPA e provincia, fu portata in consiglio comunale e la maggioranza la approvò. In forza di questa variante puntuale sorgerà, nelle intenzioni dell'attuale amministrazione, il Palasport, un Palasport da 7 milioni di euro realizzato con una procedura di leasing immobiliare che, sempre come opposizione, abbiamo fortemente avversato in tutte le opportune sedi. Purtroppo la trasformazione di quest'area non finisce con la realizzazione del palazzetto dello sport, perché proprio in questi giorni è in corso di adozione il nuovo piano regolatore comunale. E per quanto riguarda la Pezza, prevede la destinazione di un vasto comparto edificatorio lungo la via Raspagna. Quindi su questa bellissima area alle mie spalle, nelle intenzioni di questa amministrazione, dovrà sorgere il Palasport, la vasta area da destinare a parcheggi pertinenziali al Palasport e le abitazioni di cui dicevo prima lungo la via Raspagna. Uniti per Oleggio si propone di bloccare l'iter di adozione del nuovo piano regolatore e, per quanto concerne il Palasport, di fermare la procedura di leasing attualmente ancora in corso e fortunatamente non sfociata in un contratto con i proponenti.